Buongiorno dal TG2 e buon Natale. In apertura dunque la benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco, benedizione trasmessa in questo particolare Natale in diretta streaming. Il Pontefice ha invocato vaccini per tutti, al primo posto i più fragili. Sentiamo con Giovan Battista Brunori. La grande invocazione di pace del tradizionale messaggio natalizio con la benedizione Urbi et Orbi, Papa Francesco sceglie di pronunciarlo al chiuso nell'aula della benedizione, in linea con questa giornata di lockdown e di limitazioni negli spostamenti. In questo momento storico, segnato dalla crisi ecologica e da gravi squilibri economici e sociali, aggravati dalla pandemia del coronavirus, abbiamo più che mai bisogno di fraternità. Il Natale, dice Francesco, ispiri coloro che hanno responsabilità politiche a cooperare, a cominciare dall'ambito sanitario, affinché a tutti sia garantito l'accesso ai vaccini e alle cure. Oggi, in questo tempo di oscurità e incertezze per la pandemia, appaiono diversi luci di speranza, come le scoperte dei vaccini. Prego a tutti i responsabili degli stati, imprese, organismi internazionali, di promuovere la cooperazione e non la concorrenza e di cercare una soluzione per tutti, vaccini per tutti. Non si possono erigere barriere, avverte il Papa. Il bambino di Betlemme ci aiuti ad essere generosi verso le persone fragili e malate, disoccupati, per chi soffre le conseguenze economiche della pandemia, come pure le donne che in questo periodo di confinamento hanno subito violenze domestiche. Il Papa dunque invoca pace per la Siria, l'Iraq, lo Yemen, la Libia. Invoca un dialogo diretto che porti ad una pace giusta e duratura tra israeliani e palestinesi. Rivolge un pensiero all'Africa, paesi come Burkina Faso, Mali, Niger, martoriati da gravi crisi umanitarie. Pensa alle sofferenze del continente americano colpito dalla pandemia. Non dimentica i popoli del sud-est asiatico flagellati dalle tempeste e dalle inondazioni. Un messaggio di speranza che risuona in una piazza San Pietro mai vista così a Natale, così vuota e silenziosa. Segno concreto di vicinanza ai bisognosi, il Papa ha donato 4.000 tamponi per la diagnosi Covid a chi non ha neanche un tetto per difendersi dal freddo. Andiamo ora a Betlemme, anche qui un insolito Natale con le strade deserte. Il corrispondente è Raffaele Genà.